Benvenuti a questo secondo appuntamento del secondo ciclo di Niente come prima, promosso da Legambiente Scuola e Formazione, da la Nuova Ecologia e da la Green Cave di Festambiente Sud. Oggi abbiamo cambiato piattaforma, per cui stiamo con una nuova veste grafica. Avevamo problemi con quella precedente, per cui ci scuserete se nella regia siamo meno pratici. Oggi parliamo di sport. Lo sport è inevitabilmente colpito sia come movimento sportivo organizzato, sia come diciamo movimento spontaneo di gente che pratica sport nel quotidiano, è colpito da questa pandemia. Oggi ci chiederemo innanzitutto come il movimento sportivo sta affrontando questa congiuntura e poi cercheremo di capire anche se lo sport alla fine della pandemia sarà uguale a quello che noi abbiamo conosciuto. E lo facciamo innanzitutto insieme al direttore della Nuova Ecologia che chiamo in video, Francesco Loiacono. Ciao Ciao Franco. Francesco. Che mi aiuterà a fare le domande e a interloquire con gli ospiti, e poi con Pasquale Coccia, che è, spero che voi lo vediate, che è giornalista del Manifesto e di Avvenire, ed Enrico Sisti, che è giornalista sportivo della Repubblica. Ciao Enrico, ciao Pasquale. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, inizio io con una domanda che, Pasquale, tu ci senti? Pasquale? È andata a correre. È andata a correre, Pasquale. Vabbè, mo rientrerà. Questo è l'audio. Eccoci. Pasquale, tu ci senti? Forse ha qualche difficoltà. Allora, iniziamo con Enrico. Tutti quanti. Allora, l'altro giorno il ministro Spadafora ha detto lo sport riprenderà e sarà il motore della ripresa, cioè sarà quel settore che simbolicamente ci darà il segnale che stiamo andando verso la normalità. Chiaramente ha messo in evidenza sia la necessità del movimento sportivo organizzato di riprendere la sua attività, sia soprattutto l'attività quotidiana della gente comune che fa sport. Enrico Sisti, oltre che essere giornalista, è anche uno sportivo, perché alla veneranda età dei 60 anni corre ancora i 100 metri. Sì, Tu dipende dal pensi. tempo, dal tempo impiegato. Tu che pensi, che il ministro è stato troppo ottimista? Guarda, non è che sia stato troppo ottimista, ha detto delle cose sensate dopo che per 2 mesi o più in realtà il governo, le istituzioni, il sistema ha interpretato il problema strettamente legato all'attività sportiva che possa essere di tipo professionistico o amatoriale e ha affrontato il problema in maniera colpevolmente lacunosa. Quindi sarei stupito se improvvisamente le parole del ministro Spadafora diventassero una realtà nel breve giro di qualche giorno. Questo io non credo che possa accadere, perché in questi 2 mesi abbiamo scoperto alcune cose, o forse riscoperto alcune cose, del rapporto che c'è tra il nostro paese e lo sport. Poi, semmai vogliamo approfondire, lo approfondiamo e abbiamo tutto il tempo di farlo. Sono parole giuste, ma secondo me non completamente conformi a quello che era stato l'atteggiamento. Questo è quello che io. È sparito Enrico, sta tornando. Aspetta, che andiamo con Enrico. Ecco. Stavi dicendo, scusa, E che dove eravamo rimasti? Dove eravamo siamo rimasti? rimasti che è stato un atteggiamento colpevolmente lacunoso, quello Sì, del. colpevolmente lacunoso e confusionario, assolutamente.
E ti ripeto, le parole sono giuste, sarei sorpreso se in pochi giorni la ruota girasse completamente, venissero attuate le proposte che ci sono, che sono contenute in queste parole, dopo che per 2 o 3 mesi appunto si è fatta una gran confusione. Ecco, senti, in cosa si è premessa. In cosa si è fatto confusione, secondo te, Enrico? Ma secondo me si è fatta tanta confusione perché sono stati incrociati dei temi molto diversi tra loro ed è stato difficile spiegare, perché nessuno sapeva esattamente di che cosa stessero parlando, probabilmente, di cosa, di quale fosse il cuore del tema, dell'argomento. Ci sono dei problemi di audio. Ecco. Ecco, adesso ti sento. No, dicevo, la confusione nasce dal fatto che nel messaggio che è passato, e ripeto, un messaggio abbastanza oscuro e nebbioso, si è confuso l'atteggiamento e l'attenzione che si è avuta da parte sempre delle istituzioni nei confronti dello sport professionistico. Altro discorso invece, e si è fatto in maniera anche questa molto limitata, nei confronti dello sport di base. Parlo di base quando parlo di professionisti in erba, per esempio tutti i ragazzi che praticano sport in maniera seriale, quindi tutti i giorni con allenamenti tesserati, federali, con aspirazioni e via dicendo, e infine ancora all'altro grande bacino che è l'amatoriale. Cioè tutti i momenti e aspetti che sono passati in secondo piano proprio perché è stato difficile capire esattamente quale fosse l'atteggiamento di questi decreti che sono arrivati in sequenza anche un po' inquietante, nei quali a un certo punto lo sport si è fermato, è sparito, perché una volta che hanno chiuso i parchi, una volta che hanno proibito di correre se non a 200 metri da casa, praticamente hanno fatto una scelta molto radicale, molto per certi versi non dico comprensibile, ma spiegabile alla luce di una serie di provvedimenti e di un certo tipo di atteggiamento. Però onestamente c'è qualcosa che non mi torna a me in tutto quello che è successo, in tutto quello che si è detto nei confronti dello sport in questi giorni. Secondo me, e se volete ve lo dico più tardi, abbiamo riscoperto, ripeto, che cosa è il nostro paese e che cos'è lo sport nel nostro paese. Questi 2 mesi, 2 mesi e mezzo ci hanno confermato che fra noi, il paese e lo sport, c'è un rapporto da imbarazzante, ossia ancora tutti credono che lo sport in Italia sia un bene voluttuario e non sia non solo un diritto, ma addirittura una maniera per creare e fare una prevenzione, quindi aiutare paradossalmente la sanità. Abbiamo scoperto che in realtà lo sport è pensato in Italia come un bene voluttuario e quindi come qualcosa che nei momenti di difficoltà deve essere assolutamente messo da parte. Ho capito, grazie. Pasquale, tu ci senti? Sì, vi sento, sì, ma ho perso tutta l'introduzione e anche la prima domanda che hai fatto, quindi ti pregherei di ripetere la domanda. Io sento abbastanza disturbato, non so se pure tu, Enrico, senti disturbato. Sì, anch'io, molto metallico. Adesso non mi sento più. Molto metallico. E allora, io giro anche a te la domanda, Pasquale, provo a uscire io, anzi proviamo a Enrico, provo a toglierti. Adesso mi senti meglio, Pasquale? Con Pasquale abbiamo problemi. Allora, continuiamo con Enrico. Francesco, tu volevi fare una domanda ad Enrico? Nel frattempo cerchiamo di risolvere i problemi con Pasquale. Io vorrei che lui, siccome ha già detto, no, di questo rapporto del nostro paese con la sport, che vorrebbe approfondire, no, gli chiederei appunto di approfondirlo, forse è giusto farlo, perché effettivamente c'è lo sport professionistico che i primi giorni della diffusione del virus sembrava non volersi fermare. Si è discusso tantissimo sulla partita, la famosa partita fra la Juventus e l'Inter, si gioca, non si gioca, a porte chiuse, facendo percepire anche a tante persone, ma non solo a chi
il calcio non lo segue, lo sport non lo vive con tanta passione, come quello che dicevi prima, no? Qualcosa di lontano dalla realtà, o comunque un bene voluttuario, che è il capriccio di un ambiente miliardario, milionario, vuol far andare avanti. Invece poi abbiamo scoperto mano a mano che ci sono vari livelli, fino ad arrivare a sotto casa, dove uno può magari correre per mantenersi, certo, in forma. Ci sono anche altri aspetti che forse stanno emergendo in queste settimane, e anche la possibilità di chi frequenta strutture pubbliche per la propria crescita fisica, e parlo soprattutto dei giovani che frequentano le scuole, in questi giorni non possono neanche avere quell'attività fisica. Ecco, e io magari penso, noi abbiamo parlato del sud, l'ultimo appuntamento di Niente Come Prima è stato dedicato al sud, noi abbiamo parlato anche delle differenze strutturali nel paese, ci sono tante scuole al sud che non hanno neanche le strutture in cui, certo, far praticare sport. Ecco, ci fa una riflessione più allargo. Vedi, hai toccato un punto che è nevralgico. Io credo, allora, tornando un attimo indietro, credo che fondamentalmente la sanità, cioè la salute di un sistema sportivo all'interno di una struttura paese, la si vede dalla distanza che intercorre tra l'attività professionistica, quindi dai milionari che si muovono, supponiamo, su un campo di calcio, ma ti direi anche altri sport che sono ovviamente i più pagati a questo mondo. Faccio un esempio, la Formula 1, ma per dire anche delle stesse moto, se vogliamo, il tennis e così. Ecco, la distanza che c'è fra l'alto e il basso, cioè il livello dello sport professionistico e il basso, quindi parliamo proprio dell'amatore che va a correre per stare bene, deve essere molto ridotta. Se il sistema non prevede una vicinanza tra questi due fenomeni, invece ci fa credere l'opposto, cioè che il calcio a tutti i costi deve andare avanti perché ci sono troppi interessi, perché sembra che viva su un altro pianeta, perché di fatto le dichiarazioni del presidente della FIGC secondo me fanno capire che c'è qualcosa che non torna in queste loro posizioni, perché non possono pensare di andare avanti dicendo sì, noi ci tuteliamo, garantiamo la sicurezza, la salute, le condizioni di controlli e via dicendo, perché non possono pensare di andare avanti in un mondo che è invece ancora fermo, e lo è soprattutto di base, alla base di tutto, parliamo soltanto dello sport, ma ovviamente si vuole dire tutto il resto. Ecco, insomma, se c'è una distanza troppo elevata tra gli interessi che muovono l'alto e il disinteresse che c'è invece verso il basso, vuol dire che lo sport non funziona. Non so se sono stato chiaro. E a maggior ragione, in momenti di difficoltà, questa forchetta si è allargata. Tanto è vero che si è continuato a parlare del bisogno spasmodico di tornare a giocare a calcio, quando io presumo che se si dovesse tornare a giocare a calcio anche a porte chiuse, poi ci sono anche delle cose paradossali che sono successe, che sono state dette in questi giorni riguardo a tutti gli sport, però dico, se anche si giocasse a porte chiuse, voi pensate che alla gente adesso in questo momento interesserebbe veramente assistere al finale del campionato di calcio, a vedere adesso una partita che potrebbe essere una delle prime importanti, Atalanta-Lazio? Alla gente non credo che importi granché, soprattutto a vederlo concludere in questa maniera così nevrotica, ossessiva. Poi dall'altra parte invece c'è un mondo che nessuno considera, e nessuno considera abbastanza, che è quello dello sport di base, senza il quale non ci sarebbe niente alla sommità, che continua ad essere uno sport che non è abbastanza foraggiato, non è abbastanza assistito, non è incentivato. Ci sono sport come l'atletica leggera che hanno perduto il loro contatto con le scuole, non ci sono investimenti. Il problema vero è che la rimodulazione degli investimenti dovrebbe essere fatta, potrebbe essere questa l'occasione per farla, ma secondo me non si farà nemmeno questa volta. Quindi adesso continuiamo a dare addosso ai runner, perché qualcuno li vede addirittura come degli untori in giro per strada, e lo sono io il testimone diretto di questi stati, questi momenti sgradevoli, veramente molto sgradevoli, quando nessuno capisce che invece chi continua a correre continua a fare una vita sana e probabilmente a stare bene e a sviluppare anticorpi per conto proprio senza danneggiare nessuno, perché se uno corre da solo anche qua dietro casa o anche in un parco se fosse aperto non danneggia nessuno.
e invece vengono visti come degli untori. Quindi che è successo? Che in un momento come questo Enrico, non ti stiamo sentendo. Guarda, in attesa di riprendere la linea con te, a me viene da pensare che il prenderci in carico del problema della salute in queste settimane probabilmente è la chiave per noi, diciamo, come sarà il mondo dopo la pandemia, no? Quindi Enrico, stavo dicendo, no? Tu, il tuo discorso cade spesso sulla parola salute. Allora, siccome in queste settimane diciamo che tutti quanti ci stiamo prendendo in carico della salute nostra e della collettività, le nostre scelte di responsabilità individuale sono a beneficio della collettività, e siccome noi stiamo ragionando con questo ciclo di incontri su come può cambiare la nostra società, il nostro paese per il futuro, ecco, io penso, magari su questo possiamo continuare a ragionare insieme, che se la salute rimane centrale anche nella pianificazione dello sport, probabilmente ne usciremo con un paese in cui le strutture migliori, con un paese migliore, la salute migliore per tutti, ma anche con strutture più adeguate in cui fare. Però capisci bene, noi parliamo dei tagli che sono stati fatti alla sanità, che abbiamo scoperto, si fa per dire, soltanto adesso, no? Ma il taglio allo sport è stato costante, progressivo e drammatico. Ora, se noi non aiutiamo anche il sistema a ripensare proprio la sua posizione nei confronti dello sport, ma questo vale soprattutto per la base, ripeto, per i bambini, i ragazzi, i giovani, i giovanissimi, che devono sentirsi spinti a farlo e scoprire che facendolo amano qualcosa, e amando questa cosa crescono, e crescono più forti, probabilmente più consapevoli, anche con una maggiore ricchezza culturale. Ecco, se tutto questo accadesse, allora direi che il titolo del nostro incontro, Niente come prima, potrebbe essere visto in una chiave positiva, fermo restando che stiamo parlando esclusivamente dello sport, poi il resto certo anche per lo sport è una grande opportunità. Questa potrebbe essere una grande opportunità. Personalmente, e non voglio fare, io non credo che riusciremo a raccogliere questa opportunità, perché si dovrebbero muovere le pedine in una maniera così diversa che sinceramente per me sarebbe un miracolo. Onestamente non sono molto fiducioso. Forse ci si può così, in maniera sempliciotta direi, potremmo essere ottimisti pensando alla mancanza di attività fisica che abbiamo avuto in queste settimane, all'esigenza che avremo forse tutti quanti, e quindi nelle prossime settimane, quando si potrà uscire di casa, molti sentiranno proprio l'esigenza fisica, e questo sì, potrebbe dare una spinta almeno alle scelte individuali, no? A fare una vita più sana con più attività fisica. Forse questo. Francesco, questo è un domino, ossia un domino che può diventare positivo o negativo. Ossia, se tu cominci ad avere piacere, a praticare un'attività fisica costante, stabile, perché ti rendi conto che così facendo migliori, ecco, sempre per usare una parola, capito, che fa pensare a qualcosa di bello, inevitabilmente si innesca un meccanismo, cioè decidi di mangiare meglio. Mangiando meglio probabilmente consumi anche prodotti migliori, e quindi è un contagio positivo, veramente virtuoso. Il punto è che secondo me l'educazione a questo è carente, nel nostro paese è carente, cioè non c'è un solo paese in Europa che non abbia un'attenzione allo sport, ma prioritaria, quindi e con investimenti. Ti faccio solo un esempio, ma è una banalità. Le scuole francesi hanno 103 ore di educazione fisica alle elementari, noi non ne abbiamo praticamente, tanto per fare un esempio. È spaventoso. Una volta succedeva negli anni 70, quando l'atletica è diverso da quella che è attualmente, c'erano i professori di educazione fisica che erano tecnici federali. Alcuni, io penso che ho avuto a scuola
la mia professoressa dell'ultimo anno di liceo, io già facevo atletica per conto mio, comunque era Paola Pigni, cioè una campionessa dei 1500, un grande personaggio dell'atletica italiana di quegli anni. E che faceva Paola Pigni? Provava le persone intorno alla scuola, cioè le persone che sembravano rispondere bene a un certo tipo di richiamo, e il pomeriggio se le portava al campo. Questo non succede più. Non succede più perché non esiste proprio più il collegamento. Il collegamento si fa con degli investimenti, si fa con un'analisi del territorio, con una valutazione generale, un contatto tra regioni e scuole, fra federazione e scuole. Ci stanno provando, ma è faticoso. E ci provano perché sentono di doverlo fare, ma i soldi che hanno a disposizione sono sempre di meno. Dico dell'atletica leggera perché è una cosa che ho vissuto e che mi sta particolarmente a cuore, ma è comunque la mamma di tutti gli sport. Eppure... Per il resto è drammatico. Cioè, in Italia continuiamo a pensare che lo sport, ripeto, sia una cosa che nasce da un impulso familiare che porta il bambino a nuoto, perché tanto alla fine questo è, ma una volta esaurita questa spinta, Dio vede e provvede, non è una necessità né un diritto. Voglio provare a capire se riusciamo a interloquire con Pasquale, perché ci sono dei problemi tecnici. Pasquale, tu ci senti? Pasquale. Pasquale, abbiamo visto un sacco di foto. Sì, infatti abbiamo fatto molte istantanee. Mi sento, mi sento. Ci senti? Lui ci sente. Allora, tu ci senti? Allora, mi Pasquale. Sento, ti vedo anche. Ah, benissimo. Allora, io c'è un po' di problema con l'audio. La domanda che faccio a te è questa. Noi in questi giorni ci siamo posti il problema delle disuguaglianze, cioè ci siamo chiesti. Sentite, ma... io ti vedo. Sì, ti sentiamo. Noi ti sentiamo, Pasquale. Ecco. Ci siamo posti la prima parte, quella introduttiva di Franco Salcuni e anche le domande che avete fatto a Enrico. Sì, adesso io ti faccio una domanda, così diciamo riprendi da diciamo senza che la necessità di avere il filo del discorso precedente. Sì. La domanda è questa: in tutti i campi non tutti stanno vivendo allo stesso modo la pandemia, cioè purtroppo chi è più povero, chi è più emarginato, chi sta fuori dalle reti sociali sta vivendo questa pandemia in maniera disuguale rispetto a chi è più forte, chi è più centrale, chi ha un mestiere che per esempio può fare da casa, eccetera eccetera. L'altro giorno abbiamo visto che c'è pure una disuguaglianza strutturale tra nord e sud del paese, per cui Luca Bianchi, il direttore dello Svimez, diceva vedete che il sud c'ha quattro volte in meno ossigeno rispetto al sistema nord, per cui uscirà malconcio da questa crisi. Allora, quello che mi chiedo io è: nel movimento sportivo esistono le stesse disuguaglianze? Cioè, per esempio, la Serie A e le serie minori, quelle delle squadre locali, riusciranno entrambi a riprendere regolarmente le loro attività, oppure ci saranno delle difficoltà, delle ripercussioni che qualcuno pagherà più di altri? La domanda la poni a me? Sì, a te Pasquale. Ecco, allora intanto volevo ringraziare Lega Ambiente e Nuova Ecologia per avermi dato la possibilità di partecipare a questo dibattito, anche se grazie con qualche difficoltà iniziale. E secondo me le disuguaglianze si acuiranno. È stato fatto uno studio, per esempio, tra le squadre di Serie A, quelle che reggeranno l'urto del post-coronavirus saranno una decina, e a scendere tutte le altre vivranno grandi scossoni dal punto di vista economico, soprattutto le squadre intermedie che vivono molto di sponsorizzazioni e di altro. Quindi io penso che l'intero sistema sportivo già oggi con forti disparità, disuguaglianze, ne pagherà pesantemente le conseguenze.
tanto per parlare, per esempio, di società sportive di base, ogni tanto sentivo quando c'era il collegamento. Beh, è stato calcolato, per esempio, che circa 20.000 società sportive di base scompariranno dopo la pandemia coronavirus. Perché? Perché sono società sportive che promuovono la loro iniziativa partecipando ai campionati minori a Serie D di pallavolo o di pallacanestro, grazie alla sponsorizzazione della pizzeria del paesino, del ristorante, del piccolo imprenditore, del commercialista che magari ha la figlia che gioca a pallavolo. Ecco. Queste conseguenze saranno pesanti soprattutto sul sistema sportivo di base. E perché questo? Perché oggi la disuguaglianza comporta una concentrazione di risorse economiche, soprattutto per quanto riguarda il CONI e le federazioni sportive, che ricevono circa 400 milioni di euro all'anno garantiti dalla finanziaria. La piccola società sportiva non riceve un bel niente, perché anche l'ente locale, il comune, ha le casse prosciugate e quindi non dà contributi. Ecco, questo è il sistema. Nei paesi del Nord Europa, invece, la pratica sportiva è considerata intanto un indice di civiltà e poi rientra nel welfare, cioè. Esatto. La pratica sportiva ha diritto di cittadinanza, come tante altre cose. E È quello che il dicevamo, sistema Pasquale. sportivo, un sistema forte, perché è prevista una sorta di comitato olimpico numero uno che si occupa dello sport agonistico di alto livello. E poi c'è, passatemi il termine, una sorta di CONI numero due che si occupa e garantisce lo sport di base. È stata fatta una ricerca recentemente da parte del professor Porro, autorevole sociologo dello sport, nonché presidente della Federazione della Società Internazionale di Sociologia dello Sport, sui vari sistemi sportivi europei, quelli che garantiscono il welfare, appunto, sono quelli del Nord Europa, che non avvertiranno scossoni. Nei paesi del centro Europa, e mi riferisco alla Francia, mi riferisco alla Germania, mi riferisco all'Austria, c'è una forte presenza dello Stato Anche, per lo certo. sport di base. Cioè, stiamo parlando di società sportive che dopo il coronavirus avranno la garanzia dello Stato, come la scuola non chiuderà perché ha la garanzia dello Stato. Cioè lo sport è ritenuto la stessa stregua dell'istruzione. E questa è la Assolutamente. differenza. Nei paesi del sud Europa, questa ricerca che cosa evidenzia? Che intanto lo sport di base è affidato al volontariato. E il volontariato vuol dire una disponibilità di persone che non viene retribuita. Tra i paesi del sud Europa, cioè prendiamo il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia e anche una coda dei paesi dell'est, la Bulgaria, la Romania, eccetera, eccetera, ecco, il sistema italiano, per quanto riguarda lo sport di base, regge meglio perché comunque un qualche piccolo contributo c'è, gli enti di promozione sportiva ricevono dei contributi. La società sportiva da parte del comune, dell'assessore allo sport più sensibile. Ecco, ma queste società di per sé fragili, a seguito del coronavirus saranno completamente spazzate via. In Italia ci sono 100.000 società sportive, di queste 30.000 sono le società tra professionistiche e semiprofessionistiche in tutti gli sport. Le altre società, le altre 70.000, sono società sportive di base che consentono ai bambini di giocare il sabato e la domenica, il torneo dei pulcini, il torneo di calcio degli adolescenti, gli enti di promozione sportiva. Ecco, è un sistema fragile perché
è fortemente sbilanciato verso i soldi dello Stato che vanno al CONI e basta, le briciole vanno allo sport di base. Quindi buona parte di questo tessuto associativo verrà spazzato via. Pasquale, ti posso fare una domanda proprio su questa fragilità di questo, delle strutture di base, no? C'è tanto l'allarme, ne abbiamo discusso negli altri incontri, un po' per tutti i settori della nostra società, c'è l'allarme che... Sento la voce alterna. In futuro, mi senti meglio adesso Pasquale? Non so se è la mia oppure lui il suo collegamento. Comunque con la mia domanda... sento male, sento la voce alterna. Voi mi sentite bene, Franco? Io sì, noi ci sentiamo bene. Allora, intanto formulo la domanda, la questione, se Pasquale riesce a sentirmi, altrimenti la domanda la pongo anche a Enrico. Nei settori fragili della nostra società, storicamente si inseriscono le mafie. C'è il rischio che anche nello sport, diciamo nelle società locali, in quelle strutture più piccole, i capitali mafiosi possano dare un contributo per tenerle in vita e a quel punto dare l'opportunità alla criminalità di crearsi una sua accettazione sociale nuova? Non avverto nulla, non sento allora, nulla. Allora Pasquale, tu senti me? Senti me Pasquale? Pasquale? No. Pasquale, senti me? Allora giriamo questa domanda a Enrico. No, nel frattempo no, sicuramente sento Pasquale... La voce alterna, sento i suoni. Sì, c'è un problema di sovraccarico delle linee, secondo me, in questo momento. Posso solo dire, magari è una battuta la mia, poi volevo tornare un attimo su quello che ha detto Pasquale, che ha detto assolutamente cose che personalmente condivido appieno. Sarebbe sorprendente se la mafia avesse un'evoluzione culturale superiore a quella del paese che la stessa mafia esprime. Ossia, se gli interessi, diciamo, criminali della mafia entrassero nel mondo dello sport, sarebbe sorpreso, a meno che lo sport non servisse per veicolare altri interessi, appunto, e altre operazioni, chiamiamole commerciali. Detto questo, che ripeto, potrebbe sembrare anche una battuta, ma ripeto, sarei stupito se questo avvenisse. Rimane il fatto che la disparità tra vertici e base, soprattutto nella modulazione dell'assistenza dello Stato, è spaventosa in Italia, spaventosa. Ora, la domanda che mi faccio è, in un paese che funziona tutto, in cui funziona tutto abbastanza poco, dobbiamo aspettarci che lo sport funzioni meglio? Io francamente voglio anche qui essere un po' realista, cioè secondo me è quasi normale che lo sport non vada bene in Italia. Vi volevo fare un esempio a proposito del fatto che, come diceva Pasquale, le piccole realtà rischiano di scomparire, ma bisogna tenere sempre presente che all'infuori di una piccola, ma piccolissima quantità di personaggi, di sportivi, di professionisti, ripeto, la guida anche mediatica di tanti sport nel mondo in generale, anche ad un livello professionistico, non guadagna tanti soldi. Cioè, recentemente, tanto per fare un esempio, Djokovic aveva proposto di un'autotassazione praticamente ai top 100 player del mondo, in modo tale da aiutare tutti quei tennisti che al termine di questa crisi potrebbero non recuperare più, non riprendere più l'attività, perché i costi di un tennista che è, diciamo, 102, 120, 130 del mondo sono altissimi. Per mantenersi nel circuito spesso vanno in rosso, anzi quasi tutti vanno in rosso, e lui ha detto giustamente diamo una mano a queste persone, e lo ha fatto per due motivi, forse per un motivo umanitario e quindi anche un atteggiamento di disponibilità verso chi ha meno e verso chi verso quei colleghi che sono meno alti in classifica, quindi diciamo anche tecnicamente meno validi di lui, ma lo fa anche per un ragionamento più profondo e anche tutto sommato più schietto, e cioè che senza i piccoli i grandi non giocano. Se non ci sono le società di base,
non ci sono neanche i giocatori che possono fare carriera nel calcio. Se non ci sono i piccoli giocatori, i calendari e i tabelloni dei grandi tornei non si possono fare o si riducono a 32 persone. Cioè diventa un vero problema, a meno che non si faccia la politica dello sport che c'è negli Stati Uniti, che è tutta uno show business conclamato. Però in Italia esistono le retrocessioni, le categorie, in Italia, in Europa, in tutti, in tanti paesi del mondo. Se non nutriamo la base, il distacco che c'è, ripeto, fra la base e i vertici è più, tanto più grande quanto più manca l'intervento dello Stato, manca un'assistenza, manca una modulazione degli interventi economici. Sicuramente lo sport avrà dei danni incalcolabili da tutta questa situazione. Non so se ne usciremo spiumati completamente, oppure se capo a qualche anno si recupererà un minimo di dignità. Il bello sarebbe veramente che fosse un'occasione questa per pensare di nuovo, nuovamente, ma in maniera molto seria, a come distribuire le risorse. Perché così lo sport muore, cioè lo sport di base muore, e quindi lo sport muore. Ma certo. A prescindere dalla disciplina. Poi ci sono le piccole discipline che hanno una visibilità soltanto negli eventi olimpici, sulle quali povere stendiamo un velo pietoso. Perché ma arriviamo alle Olimpiadi, anche questo è un tema. No, voglio tornare su Pasquale per capire il suo punto di vista rispetto al rischio che aumentino le infiltrazioni mafiose nel calcio. Il rischio è concreto ed è anche profondo, perché in questa situazione di crisi è evidente che mancherà il sostegno economico, mancheranno una serie di sponsorizzazioni che consentono a squadre intermedie, penso alla Serie C nel calcio per esempio, di sopravvivere. Ma direi di più, il rischio è che le infiltrazioni mafiose entrino nel grande calcio. Nel 2017 la Commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi aveva segnalato che c'erano interessi mafiosi verso il calcio della Serie A, e proprio l'anno scorso la Procura Antimafia di Torino ha indagato sui rapporti tra l'Ndrangheta e una fetta consistente della curva juventina, dove la vendita di biglietti eccetera eccetera consentiva poi di finanziare i rappresentanti delle 'ndrine in Piemonte. C'è anche una denuncia da parte di Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, il quale ha denunciato per esempio che alcune 'ndrine erano proprietarie addirittura di alcune squadre che giocavano nel campionato calabrese e che riforniva direttamente anche i calciatori di cocaina eccetera. Il rischio è concreto perché c'è un interesse della mafia a occupare spazi nel calcio, soprattutto in quel calcio intermedio dove i livelli di attenzione da parte degli organi di polizia sono inferiori, la finanza eccetera, perché questo contribuisce per esempio a controllare il territorio, perché di solito funziona in questo modo: una squadra viene prelevata da criminalità organizzata in terza categoria, in seconda categoria, cioè categorie minori, e poi pian piano viene portata fino alla Serie C. Quindi intorno alla squadra si crea un certo consenso da parte della popolazione, da parte dei cittadini. E non solo, ma a volte i finanziamenti alla squadra avvengono attraverso il pagamento del pizzo, che non avviene direttamente pagato alla microcriminalità, ma si dice al commerciante che deve pagare il pizzo, alla pizzeria, al ristorante, all'imprenditore. Poi il finanziamento alla squadra. Finanzia la squadra, e con quei soldi che vengono da attività di illegalità, si comprano i giocatori forti. Intorno al presidente, che poi di solito coincide con un esponente della famiglia, si crea un certo consenso. Questo aiuta
in qualche modo la microcriminalità ad avvicinarsi anche alla politica, per gli appalti, eccetera. Ma al tempo stesso anche condizionare la politica, perché quando tu hai portato una squadra dalla terza categoria, dalla seconda categoria alla Serie C, hai creato un consenso, tra il pubblico. Ecco, quel pubblico può essere anche condizionato elettoralmente. Allora, quando c'è l'elezione del sindaco, si vanno a contrattare, si possono garantire dei voti. E quindi, come dire, il calcio diventa lo strumento di penetrazione nel territorio e diventa uno strumento legale, non dovuto al commercio di droga o di altro. E questo succede. Oppure, per esempio, il presidente poi si scopre essere membro di una famiglia mafiosa o un 'ndranghetista, e allora l'opinione che passa è: sì, vabbè, è stato arrestato per spaccio di droga, però ha portato la squadra in Serie C, però ha reso grande la squadra della città. Ecco. Quindi c'è un interesse, e questo interesse secondo me si acuirà. I primi segnali si sono già avuti. Per quanto riguarda la ripresa del calcio, uno dei primi elementi che è stato comunicato, detto, perché si possa riprendere il calcio è accettare la sponsorizzazione per quanto riguarda le scommesse sportive. Ecco, uno. Due, la nazionale italiana di calcio che 2 anni fa aveva rifiutato i soldi da parte di agenzie di scommesse sportive, sta prendendo insieme a squadre anche di Serie A in considerazione l'idea di accettare la sponsorizzazione. Però Perché? Perché Pasquale. una serie di sponsor, a seguito della crisi del Covid-19, dovranno battere ritirate e guardare al proprio portafoglio, alle proprie casse. Ecco, e non dimentichiamo che le scommesse sportive in Italia muovono 200 milioni all'anno e alcune di queste agenzie sono nelle mani di famiglie che appartengono alla criminalità organizzata. E un altro Però elemento delle squadre di serie minori è che possono condizionare i risultati per le scommesse sportive. certo. Posso dire Dominato. una cosa? Sì, Posso dire una Enrico. cosa, ragazzi? No, allora, Pasquale ha ragione, io volevo soltanto dire una cosa a proposito delle mafie. La mia battuta era che non penso che la mafia abbia interesse a risollevare il calcio per un fine filantropico o Certo. culturale. È chiaro che l'inserimento delle mafie è sempre stato, e lo conosciamo, e sappiamo pure che ci sono tante squadre di Serie A che hanno vissuto, diciamo, flirt con la mafia più o meno diretti. Basta Scomodare. pensare anche alle curve, le semplici curve Sì, che poi alla sì, sì. fine sono la cartina al tornatore di un miscuglio Assolutamente, tra assolutamente. criminalità Poi entrano. politica, criminalità mafiosa. Assolutamente. C'è un'altra cosa che volevo dire. La questione delle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse è una pratica estremamente diffusa in Europa, solo noi non l'abbiamo finora e l'avremo sicuramente. Il problema non è avere le sponsorizzazioni delle scommesse, che se voi vedete, le squadre inglesi, tedesche, hanno scritto, cinesi, arabe, quello che volete, spagnole, hanno scritto lo sponsorship, jersey sponsorship sulla maglia, spesso è un'azienda di scommesse. Quindi non sarebbe una novità e noi ci adegueremmo ad una moda, francamente, come dire, discutibile, per carità, perché insomma è come se io fossi un atleta e facessi la pubblicità di una garza per bendaggio, cioè po poco senso, sempre un po' una contraddizione. Però insomma il fatto di avere in sé in assoluto delle sponsorizzazioni da aziende scommesse è ormai un fatto, è una cosa, ormai è una pratica sdoganata. Però è chiaro che ripeto, il problema è che questa situazione in generale porterà a un ulteriore allontanamento tra i vertici e la base del nostro sport. Proprio perché, come diceva anche Pasquale, manca proprio la cultura dello sport, cioè il diritto allo sport come un valore che fa parte di un pacchetto importantissimo che è quello del welfare. Al di là dei soldi che fa guadagnare, perché si risparmia, se facendo attività sportiva si risparmia, cioè la sanità risparmia, perché c'è Ah, certo. prevenzione. Capito? Quindi sono valori che questi vengono Guarda. completamente dimenticati e disattesi.
chissà Franco, mi viene da pensare, chissà se fra gli insegnamenti che ci lascerà questo virus, questa pandemia, ci sarà anche quella di studiare, o semplicemente imitando quello che diceva Pasquale prima, no, da altri paesi, un sistema per trasferire l'enorme ricchezza che c'è in alcuni settori dello sport alle realtà più fragili e più deboli. Dobbiamo ricordare che comunque lo sport in Italia muove un giro d'affari che supera il punto percentuale del PIL, se non mi sbaglio, vero? No, stiamo sull'11 punti del PIL, la terza industria italiana. Ecco. È veramente impensabile che da qui non si possa drenare risorse per sostenere le realtà che ne hanno bisogno, che fanno tessuto sociale e sanità pubblica, anche per ricondurmi al discorso di Enrico. Ora vorrei lanciare una riflessione sul rammarico che non ci saranno le Olimpiadi quest'estate, ma su cosa può comportare invece poterle programmare da qui a un anno, perché a me viene comunque da sperare che la programmazione sia un fatto, così, qualcosa che ci coinvolga anche con gioia. Dico la programmazione o il pensare che ci siano degli eventi sportivi fra un anno. L'attesa delle Olimpiadi muove un po' i sentimenti, il poter vedere sport che non si vedono spesso, portare alla ribalta anche storie umane che non si conoscono, fatte di sacrificio, di sudore per tanti anni. Ecco, i nostri atleti dovranno attendere un altro anno. Questo cosa può comportare per tutto il movimento sportivo italiano? C'è un'attesa di un anno. Ma guarda, io, se posso rispondere io credo che fondamentalmente le differenze, bisogna andare a toccare, diciamo, l'aspetto anagrafico di tanti atleti, no? Per capire quanto possa incidere questo spostamento di un anno, di un evento che probabilmente era molto atteso per tanti e probabilmente per alcuni era anche l'ultima occasione della vita. Io adesso recentemente ho fatto un'intervista a Fabrizio Donato, che è un nostro grande triplista, il quale si era già, a 44 anni, continua ad allenarsi e aveva in cuore di fare il minimo per andare a Tokyo. Non so se ci sarebbe riuscito o meno, però fatto sta che questo spostamento produce inevitabilmente un ripensamento di tutta la gestione della sua... Ma che ne so come risponderà il mio corpo? Può darsi che io fra un anno non ce la farò. Per altri probabilmente lo spostamento di un anno è fastidioso, perché è fastidioso comunque, perché comunque la preparazione alle Olimpiadi è qualcosa che inizia molto 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 tempo prima, non dico un anno e mezzo prima, però sicuramente ci sono dei cicli di preparazione importanti per chi vuole poi arrivare in tutte le discipline, per chi vuole arrivare a un'Olimpiade e giocarsela. È chiaro che lo spostamento dà fastidio, tecnicamente cambia poco, nel senso che se non ci sono adesso per Filippo Torto che fa i 100 metri, ci saranno l'anno prossimo, diciamo che in animassia per un ragazzo di 21 anni, poi ci sarà il problema che da Tokyo in poi ci saranno solo 3 anni, da Tokyo a Parigi, ma pure quello è un discorso che poi si dovrà discutere in base ai calendari, come verranno riformati e riformulati. Certo, la cosa che mi viene da pensare per quanto riguarda i giochi olimpici in generale è che ormai la sensazione mia è che sia una manifestazione straordinaria, ma un pochino anacronistica, nel senso che la prevalenza degli eventi dei vari campionati mondiali di ogni singola disciplina ha fatto sì che le Olimpiadi un pochino siano scadute, ma non perché sono scadute in sé per sé, perché si somigliano troppo ad altri eventi, isolando le varie discipline. Poi quando si parla dello spirito olimpico, tutti si riempiono bene la bocca, e per carità, è anche vero, però la verità dei fatti è che non sono così diverse. E poi c'è un altro fatto da considerare, purtroppo, che tutte le città che hanno ospitato i giochi olimpici negli ultimi 30 anni, 35 anni, mi viene da pensare, partiamo da Montreal del 76, hanno avuto dei problemi economici spaventosi, sono andati in rosso fino a rischiare la bancarotta,
e non soltanto le Olimpiadi, ma anche, alcuni campionati mondiali di calcio, per esempio, hanno portato dei paesi al disastro. Quindi in futuro ci saranno delle manifestazioni divise, secondo te, fra città, come si comincia a fare? Certo, il pensiero è quello, perché certo Tokyo era pronta già 3 anni fa, perché i giapponesi avevano una marcia in più probabilmente, però anche loro hanno sforato il budget, e quando si sono accorti che dovevano rivedere un pochino alcuni siti per la questione del caldo, e hanno spostato la maratona e le marce, le hanno spostate addirittura verso Sapporo, i costi sono lievitati in maniera spaventosa e hanno avuto paura anche loro di non farcela. Ora chiaramente per loro questo rinvio non è proprio una manna dal cielo, questo certo. Va da sé. Poi ci faremo sì. Siamo in chiusura, l'ultima domanda la faccio a Pasquale. Pasquale, tu mi senti, sì? Sì, ti sento benissimo. La domanda è questa: se tu fossi il ministro oggi, per salvare, diciamo, per mettere le pezze a tutti i problemi che abbiamo sviscerato in questi 50 minuti di conversazione, cosa faresti in questo momento? Io riequilibrerei fondamentalmente le risorse economiche tra lo sport, come dire, tra le risorse destinate al Tonio. Ci sentiamo male. Faceva però quel discorso di cui si parlava già prima, no? Di esatto, dice riequilibrerei le risorse economiche che lo Stato dà allo sport in generale, che oggi danno principalmente agli sport. E indice di civiltà di un paese, e quindi va equilibrato, perché solo in questo modo un sistema sportivo equilibrato, un sistema sportivo che può consigliere davvero a tutti di fare sport, cioè all'impiegato, all'area e a chi vuole partecipare allo sport agonistico di medio e di alto livello, se ne ha capacità. Benissimo, allora se la piramide deve essere solida, altrimenti un discorso è a livello più debole all'interno della piramide della società. Grazie Pasquale, ti sentiamo male, ma si è capito. Questo discorso di equilibrio è esattamente il discorso col quale è partito Enrico all'inizio, quindi dall'inizio alla fine siamo arrivati alla stessa conclusione, cioè il fatto che probabilmente non ci vogliono nemmeno più risorse. È chiaro che in questa congiuntura lo Stato dovrà intervenire in qualche maniera con un plus, però il problema vero è un problema strutturale, cioè che il nostro sistema è un sistema squilibrato su, diciamo, l'agonismo di prima serie, e non è equilibrato al punto da poter dire che esiste un vero e proprio movimento nazionale che coinvolge i territori, che coinvolge le società di base e quant'altro. Beh, io vi ringrazio, ci sono tanti temi che si possono ancora sviscerare, abbiamo diciamo esaurito il nostro tempo. Io vi ringrazio, noi con le nostre conversazioni torneremo la prossima settimana, presto uscirà il programma, il calendario sugli altri temi. Ringrazio Enrico, grazie a voi da Repubblica, grazie Enrico, ringrazio Pasquale Coccia che va e viene, nonostante i problemi tecnici siamo riusciti a conversare anche con lui, e ringrazio il pubblico che ci ha seguiti e quelli che poi rivedranno questo video, che sarà ancora disponibile sia su Facebook, dove rimarrà sulle nostre pagine, sia sul sito della Nuova Ecologia, dove opportunamente Francesco Lo Iacono tiene una pagina dedicata a tutte le conversazioni del Niente Come Prima. Grazie Enrico, vogliamo ricordare che è in uscita il nuovo numero della Nuova Ecologia? Sì, è in uscita il numero di maggio della Nuova Ecologia, da poche ore in stampa, svelo il titolo, un nuovo inizio. Pensiamo che bisogna ricominciare con un altro piglio e con politiche nuove, sia per la tutela della salute dei cittadini che anche per contrastare altre emergenze che noi conosciamo bene da ambientalisti e che trattiamo ogni giorno e mensilmente sulla rivista, sarebbe l'emergenza ambientale, soprattutto fra queste quella climatica.
Tra l'altro, in questo periodo la rivista è consultabile sul sito della Nuova Ecologia, perché aderiamo anche, alla solidarietà digitale. Sì, anche chi non è abbonato può, anche chi non è abbonato può leggere, perché abbiamo aderito a questa iniziativa. Pensiamo che chi ha a tema i nostri temi può essere interessato a leggerlo in questo periodo di isolamento. Benissimo, grazie Enrico, grazie Pasquale, grazie. E grazie Francesco Loiacono. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.